guidata da valori profondi, anche se mai ostentati. Giornate come quella di oggi sono davvero occasioni preziose per riscoprire una brillanza nascosta, un territorio capace di dare tanto, ma in modo silenzioso e spesso celato dietro i gesti quotidiani e l'impegno di donne e di uomini che giorno dopo giorno rendono questa terra un posto migliore nel segno della solidarietà, dell'inclusione, della tradizione. Questi stessi principi guidano anche il nostro ente, che ha ideato il premio Beato Talamoni proprio per portare alla luce quei valori che accomunano questa realtà tanto vasta, 874.000 abitanti sparpagliati in 55 comuni, in memoria del nostro patrono che ha testimoniato nel suo impegno quotidiano questi valori che ci rappresentano, che ci uniscono. Ringrazio dunque i presidenti della provincia che mi hanno preceduto e con cui condivido l'onore di consegnare premi che resteranno nella storia di questo ente. E ringrazio la commissione che ha il compito, spesso arduo, se non a volte quasi difficile e quasi che rasenta l'impossibile, di vagliare vite esemplari e a un certo punto tirare una linea. Anche quest'anno abbiamo avuto il privilegio e il piacere di essere introdotti a questo momento dalle note dei musicisti del Liceo Musicale Zutti, che ringrazio anch'io, ministro, ai ringraziamenti della dottoressa Zoppè. È per noi davvero importante coinvolgere i giovani e invitarli a contribuire a eventi come il premio Beato Talamoni. La speranza è che possano anch'essi essere ispirati a seguire l'esempio non solo del nostro patrono, ma di tutte quelle benemerenze che conosceranno anche quest'anno. Un invito che peraltro non rivolgo solo a loro. Assegnando questi riconoscimenti, la provincia di Monza Brianza si augura infatti che tutti noi, amministratori, politici, imprenditori, lavoratori e normali cittadini, sapremo prendere esempio, mettere da parte, secondo l'etimologia latina, questi comportamenti virtuosi che oscillano fra lo straordinario e l'ordinario, farli nostri e lasciarci ispirare da loro per riorientarci nelle nostre scelte verso il vero, il giusto e il bello. Non mi dilungo ulteriormente ed entriamo nel vivo della cerimonia, iniziando a rendere grazie ai protagonisti di oggi. Vi auguro quindi, dando inizio alla cerimonia, una buona 14ª edizione del premio Beato Talamoni. Chiamo ora qui Monsignor Silvano Provasi, prego Monsignor, per la tradizionale saluto e benedizione della cerimonia di consegna dei premi Beati Talamoni. Benedizioni no, perché sono tutti già benedetti, quelli che sanno offrire il tempo, la mente, il cuore per quel bene comune che a prima vista può sembrare un po' distante da noi, invece il Beato Talamoni per primo in un periodo non facile della vita, siamo negli anni 20, nel Novecento, e quindi non era facile, e ha saputo tenere insieme tanti aspetti della vita umana, l'insegnamento, la cura delle fragilità, la vista nelle case, e ha inventato per questo un istituto religioso che potesse entrare nelle case per soccorrere le fragilità e permettere agli altri di andare a lavorare. La cura anche dei carcerati e la cura del bene comune. Ecco, in un tempo complesso come il nostro, credo che il Beato Talamoni ci invita a non vivere nell'ansia, che è possibile armonizzare anche cose che molte volte non sembrano armonizzabili, come l'insegnamento e l'andare a visitare le famiglie, no, come l'impegno culturale e l'impegno anche per il bene comune, saper perdere tempo anche per questo nelle riunioni, nelle assemblee. Ecco, penso che possa essere di esempio il Beato Talamoni a saper affrontare il tempo complesso come il nostro con la serenità di chi sa che non può far tutto, ma quel poco che fa, se fatto bene, certamente è a vantaggio di tutti. Buona celebrazione. Grazie.
Beato Talamoni è il santo patrono dell'ente, che viene ricordato ogni 3 ottobre. Per celebrare l'importante ricorrenza, la provincia di Monza e Brianza ha istituito nel 2011 il premio Beato Talamoni, per assegnare 5 riconoscimenti a cittadini ed associazioni che si sono distinti nel mondo dell'impresa, della cultura, dell'arte, del sociale, dello sport e in altri settori. È con grande piacere, oltre che onore, che do quindi inizio alla cerimonia di consegna delle benemerenze Beato Talamoni 2023. Ha fatto una domanda di lavoro, poi ha illustrato tutto il suo palmarès da atleta e ha concluso in un modo, cioè che a me ha lasciato di stucco, perché semplicemente ha detto: comunque signori, se io posso nuotare 3.000 metri, posso anche riempire gli scaffali. Ciao da parte del Trio Medusa, anche noi siamo diversi. Ammazza, siamo proprio del tipo. Abbiamo intanto uno basso. Okay. Poi sono neanche simmetrici. Un biondo, un brizzolato. Tutti brutti. E poi ricordiamo che la diversità è ricchezza e quindi siamo veramente felici di partecipare anche noi a questa bellissima campagna. Vi vogliamo bene, siamo tutti diversi, ma uguali nei diritti, questa è la cosa importante. Ciao amici di Stefania Onlus, grazie, ciao. Primo premio Beato Talamoni 2023 a Claudio Fociani. Abbiamo qui al mio fianco il sindaco De Briosco Antonio Verdicaro e l'assessore Antonella Casati. La carriera di Claudio Fociani, noto restauratore brianzolo, inizia a Milano nel 1954 e lo porta presto a collaborare su restauri importanti, fra cui le opere della Certosa di Pavia,
del Battistero del Bramante, della Basilica di Sant'Ambrogio, della Pinacoteca di Brera e molti altri in tutta Italia. Assurge tuttavia agli annali grazie alla sua partecipazione al restauro di una delle più importanti opere artistiche di tutti i tempi, il Cenacolo di Leonardo da Vinci, al quale ha lavorato dal 1977 al 1981. Da allora Claudio Fociani ha continuato a lavorare come restauratore e molteplici dipinti e affreschi, compresa la Pala Annoni attualmente collocata nella Sala Comunale di Briosco, in attesa di poterla restituire alla sua sede originale, cioè la Cappella Gentilizia del Palazzo Annoni di Capriano, nonché la Processione del 1926. Un lungo e prezioso lavoro, quello del restauratore Fociani, che per tutta la sua vita ha messo la sua esperienza e perizia a servizio del ricchissimo patrimonio artistico culturale italiano. La pergamena. Ci vuole due parole. Io volevo ringraziare innanzitutto la provincia, il mio comune, i miei concittadini che hanno promosso questa cosa. È una cosa che mi dà molta soddisfazione, è anche che ho diretto un lavoro del Duomo di Monza, ho restaurato circa 30 anni fa tutto il presbiterio, da freschi di Isidoro Bianchi. Non so cosa altro dire. Grazie, grazie a tutti. Grazie. E sono emozionato perché talvolta il Presidente parlava di quella brianza nascosta, di quella brianza silenziosa. Accanto a me una persona che ha fatto qualcosa di importante per l'Italia tutta, non solo per la Lombardia. Ed è una persona che è rimasta in silenzio, non ha voluto giornare, non ha voluto pubblicità, non ha voluto mettersi in mostra. L'abbiamo scoperta noi. Abbiamo voluto qui questa persona, che è una persona veramente che bada solo all'interesse della nostra nazione, della nostra Lombardia, della nostra Brianza, che è un interesse che è fatto di quell'orgoglio fondamentale che non ci deve mai mancare, che si chiama cultura. Si chiama cultura. La cultura, il nostro maestro, l'ha migliorata, l'ha portata ad essere qualcosa di ancora più importante di quello che era prima. È un orgoglio profondo da parte mia, da parte, poi lo dirà lei se vuole, da parte di tutta la comunità brioschese. Siamo felici ed onorati di averla fra di noi. Grazie. La seconda medaglia, premio Beato Talamoni 2023, ad Anita Greco. Invito a raggiungerci anche l'allenatrice, Lucia Zulberti. E chiamo il sindaco di Lesmo, Francesco Montoni. Anita Greco è un'atleta paralimpica di Lesmo che, superando le molte sfide che la vita le ha posto davanti, alle scorse Special Olympics di Berlino ha raggiunto il traguardo dell'oro con ben due medaglie. Una negli 800 metri stile libero indoor, l'altra nei 1500 open water, che si sono tenuti nel lago di Grunau. Atleta fin da quando aveva 8 anni, disputa la sua prima gara a 13 anni e da allora non ha mai smesso. La storia di Anita Greco è una storia di lotta e di determinazione, un esempio straordinario che ispira tutta la comunità delle persone con disabilità e non solo,
e mostra come la forza interiore e la passione siano fondamentali per superare ogni ostacolo. Da parte di tutti noi, Anita, un grande in bocca al lupo per le prossime gare. La provincia di Monza della Brianza farà sicuramente il tifo per te. Anita, vuoi dire qualcosa? Sì, soprattutto per i ringraziamenti per tutti che ho fatto perché i mondiali di nuoto a Berlino, soprattutto tu dico anche il giuramento che io possa vincere, ma se no io sì, che io possa tentare con tutte le mie forze. Scusate, siamo molto emozionati. Noi già ci conosciamo da tempo, già ci emozioniamo per cose più piccole, figurati per una cosa del genere. Volevo ringraziare tutti, naturalmente. Purtroppo i genitori di Anita non sono ancora presenti. Eccoli lì, scusate, no? ho detto che ero emozionato, non vi avevo visto. Ringraziare loro per il regalo che ti hanno fatto a tutti noi, perché Anita tu sei un regalo per tutti noi, perché quando vedete l'esempio di Anita, ce lo dobbiamo dire qui veramente fra noi, è un esempio incredibile di coniugare sport e amore per la vita. Allora Anita, noi ti ringraziamo, siamo noi a ringraziare te per l'esempio che stai dando, non all'ESMO, a tutti noi. Anita, grazie. Prego, soprattutto ringrazio anche la mamma e il papà, perché vedo che piangono disperatamente, come vedo io. Grazie a tutti voi, io e Anita siamo più brave con la cuffia e gli occhialini, abbiamo sofferto meno ai blocchi di partenza a Berlino che non qui stasera. Anita è un'atleta di una società di Monza, quindi ci alleniamo a Monza, quindi grazie anche al sindaco di Monza. Pare assurdo che con tutta la difficoltà degli spazi acqua che ci sono a Monza, ma la Brianza ha fornito davvero tantissimi atleti Special Olympics alla nazionale di nuoto, quindi pare che forse davvero attraverso le difficoltà sorgono meravigliose opportunità. Grazie davvero a tutti quanti. Un ultimo ringraziamento nell'emozione, l'amministrazione che mi ha, tra un disastro e l'altro che abbiamo vissuto in questi ultimi mesi sul territorio, ricordato che ci sono cose meravigliose come questa, e ringrazio l'assessora Sara Dossola di avermelo ricordato per tempo. Grazie ancora, grazie a tutti. Grazie. Veniamo alla terza medaglia, una medaglia che mi emoziona particolarmente perché come sindaco di Mesda mi sento con Cesano coinvolto in questa premiazione. Il premio Beato Talamoni 2023 a Giulia e Francesco Di Sarò, genitori di Paolo e Davide. Invito a raggiungermi il sindaco di Cesano Maderno, Giampiero Bocca. Io non so se riesco a leggere questa motivazione perché mi sono già emozionata prima, per cui perdonatemi. I coniugi Giulia e Francesco Di Sarò sono un punto di riferimento per tutta la comunità cesanese. Nel ricordo dei loro figli, due figli, Paolo e Davide, vittime poco più che ventenni dell'immane tragedia della Val di Stava nel 1985, hanno deciso di istituire una borsa di studio che in 36 anni è stata attribuita a ben 900 studenti del territorio,
hanno reso possibile inoltre il restauro dell'antica chiesa di Santo Stefano, oggi apprezzato auditorium, un luogo aperto dedicato alla cultura e agli eventi cittadini più significativi. Grazie alla loro opera straordinaria, la memoria di Paolo e Davide vive negli occhi e nei cuori dei tantissimi giovani che nel tempo sono stati premiati e di tutti coloro che possono fruire della bellezza di uno spazio pubblico restituito alla città. Un doveroso grazie, anzi tre grazie. Un grazie a chi ha organizzato questa festa, questo incontro, al dottor Sant'Ambrogio, presidente della provincia. Un secondo grazie al mio sindaco, dottor Bocca Giampiero, e un grazie al reverendo Monsignore che ha prestato il nome al Monsignor Talamona per queste feste da tre anni in qua e fino a chissà quando. Grazie a tutti voi, grazie. Devo dire che la commozione davvero ogni volta che mi capita di presenziare le manifestazioni che sono in ricordo di Paolo e Davide mi assale sempre, e anche in questa occasione è importante davvero il bene fatto da Giulio e Francesco nel ricordo dei loro figli, che è enorme, che ha travalicato anche i confini di Cesano Maderno, come diceva il Presidente prima, anche a Meda e in altre realtà, è inversamente proporzionale alla loro riservatezza e alla loro umiltà. Chi riconosce sa benissimo che non amano apparizioni pubbliche e fari puntati, lo hanno fatto in silenzio in tutti questi anni, facendo del bene enorme e rappresentando una testimonianza davvero non solo per Cesano ma per tutta la nostra comunità. Quindi un grazie anche da parte mia alla provincia e alla commissione e a coloro che hanno reso possibile il di questo importante e meritevole ringraziamento ai coniugi di Isabella. Grazie. Passiamo alla quarta medaglia, la categoria associazione. Il premio Beata Talamoni 2023 va all'associazione Stefania. Abbiamo già qui Massimo Parravicini, ma chiedo anche a Chiarella Gariboldi di unirsi a noi. E naturalmente invito il sindaco di Assunzione Laura Borella ad aggiungersi. Fiore all'occhiello della comunità lissonese, l'associazione Stefania opera sul territorio provinciale dal 1971 con innumerevoli progetti di inclusione sociale e non solo, fondendosi con il mondo della disabilità e dello sport per promuovere la cultura della solidarietà e dell'accoglienza. Punto saldo dell'operato dei suoi volontari è la capacità di accettare la diversità, di pensare alla differenza, non come una sottrazione, ma come un quid in più, e di costruire percorsi innovativi che favoriscano l'integrazione, l'accoglienza e la sensibilità nei confronti dell'altro, mettendo al centro la persona e le sue relazioni. Devo fare ovviamente i dovuti ringraziamenti a tutti voi, alla provincia, che sono al sindaco in particolare, ai miei partecipanti che hanno ricevuto il premio di luglio, grazie a voi, siete veramente delle grandi persone.
io porto il ringraziamento di tutti, io sono solo la punta dell'iceberg, ma noi siamo veramente tanti operatori. Quello che vi posso dire è lanciare quello che è il nostro incipit, il nostro manifesto, che è la differenza, non è una sottrazione. Mettiamoci in gioco, ricordatevi sempre che in questo momento particolare, con la differenza sentita, qualsiasi tipo di differenza, non solo ciò che trattiamo noi, ma la differenza di tutti, non è mai, mai, mai una sottrazione per nessuno. Ringrazio davvero tutti. Per noi come amministrazione, come comune, obiettivamente Associazione Stefania è un valore aggiunto. È un valore aggiunto per tutto quello che fa per i nostri ragazzi e anche per i ragazzi degli altri comuni. Loro effettivamente hanno portato avanti dei progetti incredibili in materia di inclusione che spaziano in maniera innovativa in tantissimi ambiti. Io ringrazio veramente la Commissione per averli scelti e un mio ringraziamento particolare va a tutti i volontari Associazione Stefania, perché Associazione Stefania vive grazie ai volontari, al contributo che questi apportano, lo fanno con dedizione, lo fanno tutti i giorni e obiettivamente è veramente il valore aggiunto della nostra comunità. Grazie mille. Passiamo alla quinta medaglia, il premio Beato Talamoni 2023 a Maurizio Corti. Invito la moglie Claudia Ferrarese e mi sembra che c'era anche la presidente di Meta, sì. Invito qui per aiutarmi nella consegna di questo importantissimo premio la consigliera provinciale Concettina Monguzzi in rappresentanza della commissione che ha deliberato questo premio, il sindaco di Monza Paolo Pilotto e il sindaco di Villa Santa Luca Ornato. Anni, architetto prima e professore poi, fondatore nel 1991 e presidente per ben 25 anni di Meta, cooperativa sociale Onlus, il professor Corti era un uomo di grande valore, da sempre impegnato sui temi sociali, a cui ha scelto di dedicare gran parte della sua vita, capace di mostrare con l'esempio l'impegno, cosa significa fare impresa, occupandosi del bene comune e prendendosi cura dell'ambiente e delle persone, soprattutto di quelle fragili e in difficoltà. Il suo lascito è quello di una realtà, Meta, metodologie educative territorio e ambiente, che ormai è divenuta un vero e proprio punto fermo sul territorio brianzolo e che con i suoi servizi educativi per minori, centri di aggregazione giovanili, servizi alle scuole, centri estivi, percorsi di crescita professionale e molto altro, tiene viva la memoria del professor Corti e i valori fondamentali che ci ha trasmesso. In qualche modo rafforza quello che per noi è stato Maurizio. Un esempio, oggi ho sentito nel raccontare un po' che cos'è questo premio, tante parole che ritrovo nella vita e nell'esempio di Maurizio. Appunto. Impegno, passione e cura, questo tema della cura, del prendersi cura delle persone, delle relazioni, dei vulnerabili, e della comunità e del bene comune. Quindi ci prendiamo tutta questa bella eredità e cercheremo di portarla avanti. Grazie.
con Maurizio da quando ero giovane, nel senso che abitavamo nello stesso quartiere, da lì in poi in qualche misura le strade si sono sempre state parallele. Credo che lui appunto abbia rappresentato nelle sue diverse fasi della vita, perché anche la fase dell'insegnamento non è una fase da poco, un insegnamento in una zona anche importante della città. Credo che tutte le fasi della sua vita siano state appunto contraddistinte da questa attenzione nei confronti dell'altro e dell'altro più giovane, in particolare dell'altro più giovane, che a mio parere sono segnali molto interessanti, molto importanti, a conferma del lavoro che stiamo facendo insieme come territorio. Io voglio ricordare che noi in questi anni stiamo lavorando insieme, lo ha voluto Sua Eccellenza il Prefetto, l'ha voluto la Chiesa di Monza e Brianza, insieme autorità, scuole, famiglie, cooperative, associazionismo, sul tema dell'educazione. È un tema che stiamo cercando di affrontare senza fronzoli, senza aristocrazie, senza presunzioni, con molta umiltà, no? Quella che ci vuole quando appunto si vuole stare insieme alle persone che crescono. Credo che siano semi buoni questi, quelli della persona Maurizio, quella delle opere cresciute intorno a Maurizio, quello del lavoro che noi cerchiamo di fare con le nostre imperfezioni tutti i giorni, perché il benessere della vita della nostra comunità non sia semplicemente un benessere economico, ma un benessere interiore, spirituale, di persone e di vite che crescono e che sanno riconoscere il valore della loro vita in ogni momento. Credo che questo sia il tema del grande educatore. Grazie. Perché è un ricordo personale che però penso possa testimoniare chi era Maurizio, oltre a tutto quello che abbiamo sentito. Ecco, quando tu lo incontravi ne uscivi sorridendo, trasmetteva grande ottimismo e ti dava la percezione, che non era mai una percezione, era una sicurezza, che lui ti stesse ascoltando veramente, non succede spesso. Quando Maurizio ti incontrava capiva chi eri, divideva, si metteva un po' nelle tue vesti, no? Per semplici. E quando uscivi da un incontro con lui uscivi rincuorato, rinfrancato e ottimista, quindi più pronto anche ad affrontare gli impegni che poi riguardano il nostro. Era quindi grazie ancora a Maurizio. Visto l'alto valore delle candidature che di anno in anno vengono proposte, la commissione designatrice composta da rappresentanti del Consiglio provinciale ha aggiunto alle tradizionali medaglie anche le menzioni speciali per riuscire a dare il giusto riconoscimento a quelle eccellenze brianzole che ci vengono segnalate con sempre più entusiasmo e partecipazione. Diamo quindi inizio alla cerimonia di consegna delle menzioni speciali Beato Talamoni 2023.
Partiamo quindi con la prima menzione speciale, con la prima targa. Menzione speciale Beato Talamoni 2023 a Rossella Bonissi. Saluto il marito e i figli che ci hanno raggiunto e chiamo il sindaco di Caponago, Monica Buzzini. Rossella Bonissi, deceduta prematuramente nel mese di maggio scorso, è stata responsabile dell'area amministrativa del comune di Caponago, ente al quale si è dedicata con grande abnegazione, passione e dedizione, contribuendo anche durante la sua malattia e fino alla fine all'interesse pubblico e al benessere della sua comunità. Con questa menzione la provincia di Monza della Brianza, insieme al comune di Caponago, vuole omaggiare l'esempio di dedizione agli altri e il valore prezioso che Rossella ha rappresentato per tutte le persone che l'hanno amata e conosciuta. Rossella, il primo lavoro è entrata in comune a Caponago nel 2019, è rimasta dentro per 30 anni. È entrata come ultima ruota del carro fino a ricoprire il ruolo di responsabile degli affari generali, dei servizi sociali e di tante altre incarichi pubblici, uffici pubblici. Per Rossella non era un lavoro, una missione, così come lo è stata la Croce Bianca. Rossella per 30 anni è stata fino all'ultimo secondo, non ha mai pensato di abbandonare, nonostante la malattia, nonostante la sofferenza e l'impegno. Lei, il suo lavoro era quello che doveva fare. Lo faceva fuori orario, lo faceva di notte, lo faceva perché ci credeva, ma non tanto per ambizione personale quanto per senso del dovere. Noi come famiglia siamo stati veramente orgogliosi di quello che ha fatto Rossella, sia come durante il periodo Covid che poi quando è subentrata la malattia fino all'ultimo. Dal letto dell'ospedale lei doveva essere collegato con i suoi uffici, con le sue colleghe, doveva aiutare l'amministrazione e quindi siamo onorati che gli venga riconosciuto postumo questo impegno che lei ha dato. Ha dato tanto, non ha mai voluto apparire, è sempre stata dietro le file, però lo faceva veramente col cuore. Quindi ringrazio l'amministrazione per averla proposta e la provincia di Monza e Brianza per aver riconosciuto questo impegno che la nostra, mia moglie, la nostra mamma ha sempre dedicato alla sua professione. Grazie. Due parole solo per, ovviamente il lavoro di Rossella non è spiegabile in poco tempo, ma per dare valore a chi sta dietro la carta. Non è spesso fatto, anzi noi politici siamo quelli che ci mettiamo sempre in prima fila. Ho voluto fortemente e ho proposto questa menzione che poi è diventata menzione perché davvero dietro ogni foglio, lo dico ogni giorno a chi lavora con me, c'è un cittadino e Rossella lo aveva ben chiaro e tanto ha fatto per i cittadini non solo di Caponago ma anche della provincia quando ha lavorato per gli enti superiori, con gli enti superiori. Quindi grazie, grazie davvero per questo. La seconda menzione speciale Beato Talamoni 23 va alla Casa della Carità. Invito Monsignor Bruno Molinari, il direttore Gabriele Moretto e il sindaco di Seregno Alberto Rossi.
progetto impegnato sul territorio di Seregno e non solo, la Casa della Carità rappresenta uno straordinario promotore di reti solidali, nato dal basso, riuscendo in breve tempo a radicarsi e coinvolgere tanti volontari che hanno scelto di mettersi in gioco, divenendo peraltro un interlocutore prezioso per le azioni degli enti, che gli enti pubblici locali sono chiamati a compiere a sostegno delle persone più fragili. Come centro di coordinamento di diverse realtà assistenziali che operano sul territorio, fra cui la Caritas Cittadina, la San Vincenzo, il centro di ascolto, la Mensa della Solidarietà, il Piano Emergenza Freddo, l'Emporio della Solidarietà, un ambulatorio, la Scuola di Italiano per Stranieri e molte altre, la Casa della Carità è diventato un luogo dove persone che stanno vivendo situazioni difficili possono riacquistare la loro dignità e autonomia grazie al dialogo, alla cura e all'attenzione dei volontari. Quando è nata Casa della Carità, dicevo, un sogno che diventa segno concreto, segno di una città che non vuole trascurare, ma vuole mettere al centro della propria attenzione le persone che hanno bisogno. E così è nata da poco, ma con veramente una risposta grande di tanti, tantissimi volontari e con tutti questi servizi alla persona bisognosa di cui abbiamo ascoltato poco fa. E io credo che Casa della Carità di Seregno sia in bella e piena sintonia con la testimonianza del Beato Talamoni, il suo sguardo di misericordia, il santo della misericordia, ma anche il suo stile di valido vero educatore e poi la sua capacità di ascolto, si dice nella sua biografia di quante ore confessionale e infine anche la sua dedizione alla vita civile, sociale, è stato sacerdote, consigliere comunale. Ecco, noi credo che come Casa della Carità ci sentiamo in vera sintonia. Bella sintonia. Ringrazio l'amministrazione provinciale, l'amministrazione comunale per questo riconoscimento che ci fa onore, ci fa lieti. Siamo grati per questo. Aggiungo solo una piccola cosa. Don Bruno ci ricordava che Casa della Carità è nata da un sogno. E in questi anni abbiamo visto questo sogno crescere. Mai, e dico mai, avremmo pensato che nel giro di poco tante persone sarebbero arrivate a Casa della Carità a dare a disposizione il loro tempo. Quando noi chiediamo qualcosa, chiediamo tempo per far partire un servizio, per seguire delle persone che sono in difficoltà, otteniamo la risposta doppia. Infatti delle volte ci troviamo anche a dire: ho più volontari di quelli che mi servirebbero per far partire il servizio. Allora cosa faccio? Sogno ancora di più e faccio partire qualcosa di diverso e creo un nuovo sogno. E infatti in questi giorni stanno germogliando nuovi semi, stiamo partendo con un dopo scuola, stiamo ragionando su un centro diurno a bassa soglia e questo grazie a tutta la cittadinanza e non solo che partecipa a questo sogno, non da meno anche all'amministrazione che ci sostiene in questo percorso. Grazie. La proposta di Casa della Carità per noi come amministrazione, c'è anche qui Laura, assessore ai servizi sociali, che è la persona più vicina, è venuta naturale. Per noi è nato un nuovo quartiere della città, più volte ho definito il quartiere del bene. A volte noi siamo abituati davanti a tutte le situazioni di bisogno ad occuparcene ma tenendole nascoste, cercando di farle notare il meno possibile. Il bisogno è una questione che per il decoro bisogna far trasparire il meno possibile. E invece con Casa della Carità
si è messo al centro questo bisogno e lo si è fatto diventare un'occasione davvero di solidarietà, di vitalità di tutta la città. Mi porto due immagini con me su questo, che sono anche un po' un esempio anche per tante altre realtà e anche per noi amministratori. In una delle riunioni preliminari, una volta nel tempo della pandemia, quando noi sindaci facevamo 6 riunioni a sera su Zoom, mi chiedono di fare un saluto iniziale alla riunione dei volontari, dico che non ci sono, però dopo vado a, visto che avevo il link, vado a spiare dopo un po', a sentire un pezzetto della riunione. E ci sono più di 120 aspiranti volontari collegati. In quell'epoca in cui trovarsi in 10 era incredibile. Ecco, avere 120 persone lì mi faceva dire qui sta succedendo un entusiasmo contagioso, sta succedendo qualcosa a cui non siamo abituati. Ma perché questo? Noi amministratori ci facciamo tanti incontri dicendo che dobbiamo fare rete. Già fare rete a volte mettendosi allo stesso tavolo è difficile. Casa della Carità non ha solo fatto rete, ha fisicamente messo insieme tante realtà diverse sparse nella città e a volte anche nella solidarietà, nel volontariato, i nostri paletti del Keskilufami, Tucano, Staccatua, ci sono anche lì. E allora la capacità di mettersi assieme, tutti insieme, per un ideale più grande è qualcosa davvero di strepitoso, un esempio virtuoso anche per tanti di noi amministratori in primis. Grazie davvero a Casa della Carità, grazie alla provincia. Terza menzione speciale Beato Talamoni 2023 al dottor Luigi Tonetti. Invito la consigliera proponente Marina Romanò a raggiungerlo. L'operato dei medici di famiglia durante la pandemia da Covid-19 è stato più volte elogiato negli scorsi anni, eppure è importante tenere alta l'attenzione e non dimenticarsi del grande sforzo e coraggio che questi professionisti e professioniste hanno dimostrato in una simile situazione di emergenza. È il caso del dottor Luigi Tonetti, medico da 40 anni che opera a Cesano Maderno. Durante la pandemia il dottor Tonetti, come molti suoi colleghi, ha occupato fin da subito le prime file, dedicandosi non solo ai suoi pazienti, ma a chiunque avesse bisogno, spingendosi fino a visitarli nelle loro case, non sprezzante del pericolo, ma ben conscio dei rischi che correva, guidato dalla ragionevolezza e dall'esperienza di un professionista. In un momento in cui nessuno sapeva cosa fare o da che parte guardare, il dottor Tonetti ha prontamente attivato una rete di confronto costante con gli ospedali del territorio. Quindi non solo una buona pratica, ma un vero e proprio esempio virtuoso che fa luce sulla forza della collaborazione e della condivisione di valori e obiettivi comuni. Naturalmente. Mi sento onorato di ritirare questo premio anche in rappresentanza di tutti i colleghi che hanno operato nella sanità e che sono venuti a mancare in quel periodo. Quindi mi sento molto vicino a loro e alle loro famiglie, naturalmente. Poi un grazie particolare alla mia famiglia che mi ha sopportato e supportato in quel periodo. Praticamente intrattabile, però va bene, sono stati meravigliosi. Volevo solo aggiungere una piccola cosa, che io ritengo che un medico può dare e deve dare una buona terapia, ma deve garantire un'assistenza, perché la medicina è anche quella. Vedere quei volti dopo giorni e giorni di ossigeno che miglioravano e ti guardavano con gli occhi di speranza, ecco, quella era la forza vera e ha dato un significato profondo a quello che si faceva. L'assistenza è la medicina,
non è solo la buona terapia. Io sono onorata di aver qui tra noi tra i premiati anche il dottor Tonetti. Lo conosco e la sua candidatura è nata proprio dalla proposta di alcuni suoi pazienti che comunque hanno chiesto di poter riconoscergli questo premio in quanto sono stati, diciamo, da lui assistiti anche nei peggiori momenti, nei periodi più bui dove c'era Covid. Ecco, lui, io posso dire che li ha sempre visitati, è sempre passato casa per casa e oltretutto è anche, diciamo, è andato anche da pazienti che non erano suoi ed era sempre pronto a rispondere ad ogni chiamata ed era sempre presente ed era sempre pronto con la sua valigetta in mano ad andare per le case. Quindi è un ottimo esempio, anche perché in quel momento lì, secondo me, eravamo tutti disperati, stavamo tutti combattendo contro un male oscuro e se tante volte ci si aggrappava a loro e se loro arrivavano era anche un segno di gratitudine ed era un segno di dire forse ce la faccio, forse mi aiuta, forse riesco a stamparla. Quindi io devo ringraziare lui e i medici come lui che si sono mossi. Devo anche dire che lui può essere un esempio, non tanti l'hanno fatto, però lui è un esempio di quelli, è un esempio di bravura, è un esempio di umiltà. Grazie dottor Tonetti. La quarta menzione speciale Beato Talamone 2023 ad Amedeo Zappa. Siamo qui il signor Amedeo con i figli Lucilla, Stefania e Oliviero e chiamo il sindaco di Vedano all'Ambro Marco Merlini. Quando nel lontano 1966 chiesero all'imprenditore edile vedanese Amedeo Zappa se volesse divenire presidente di una polisportiva che promuovesse lo sport sul territorio, la risposta arrivò con entusiasmo, un entusiasmo che non ha vacillato per ben 56 anni. Solo la malattia ha potuto tenere lontano Amedeo dal suo GS Vedano, a testimonianza della passione e dedizione non solo per la società sportiva ma anche e soprattutto per i valori umani che essa rappresenta. Sotto la sua guida la società è cresciuta fino a divenire un fiore all'occhiello per tutto il territorio brianzolo, nonché esempio di aggregazione, educazione e inclusione, valori che Amedeo è riuscito a passare a tutte le persone che ha incontrato. Posso dire io due parole? Allora, un ringraziamento a tutti, all'amministrazione vedanese che ha segnalato papà insieme anche a tanti cittadini, a quello che ho saputo, alla provincia, alla commissione che poi l'ha premiato con questo premio veramente importante. Papà era così, come è stato detto, da più di 60 anni che si occupa di sport come l'ha sempre visto lui, quindi poco agonistico, ma soprattutto nel sociale, quindi fare qualcosa come ricordava sempre nei discorsi che faceva a Natale alla società, fare qualcosa per i ragazzi e soprattutto. Il calcio è uno sport di squadra, quindi questo premio va senz'altro condiviso con tutti i dirigenti, gli allenatori, gli atleti e anche le famiglie del GS Vedano, senza di loro non sarebbe stato possibile ricevere questo premio importantissimo. Grazie ancora. Amedeo è stato l'artefice del fatto che i ragazzi di Vedano
per 60 anni hanno potuto giocare a calcio. Anche quelli scarsi, come me, hanno potuto giocare nel GS Vedano perché lui non mandava via nessuno. I miei figli giocano nel GS Vedano, alcuni miei coetanei hanno dei figli, quindi i nipoti giocano ancora nel GS Vedano. Amedeo ha regalato ai ragazzi vedanesi la possibilità davvero di vivere in un ambiente sano, divertente e socialmente utile. Quindi grazie Amedeo per tutto quello che hai fatto. Quinta menzione speciale. Beato Talamoni 2023 alla famiglia Brambilla, titolare della trattoria Campagna. Ritirano il premio Girolamo Brambilla con i nipoti Sofia e Tommaso. E chiedo qui la presenza del sindaco di Concorezzo, Mauro Capitanio, e del presidente del consiglio, nonché vicepresidente della provincia, il mio vice Riccardo Borgonovo. Un record invidiabile detenuto dalla trattoria Campagna di Concorezzo. Concorezzo o Concorezzo? Non solo è la più antica trattoria della Brianza a conduzione familiare ininterrotta, ma persino della Lombardia. Dal 1873 la famiglia Brambilla ha fatto del servizio la propria ragione di vita, tramandando l'autenticità della cultura culinaria brianzola e diffondendo la tradizione gastronomica della provincia tramite un'idea imprenditoriale radicata al territorio. Dopo 150 anni l'accoglienza instancabile della famiglia Brambilla, il clima familiare della trattoria, i suoi profumi del come una volta, sono ancora pronti ad accogliere il visitatore, segno di una realtà forte e che ben incarna i valori della nostra Brianza. Signor Brambilla, delega il sindaco a parlare. Bene, poi abbiamo il vicepresidente della provincia, do la parola anche a lui, poi vedo anche il consigliere provinciale Ghezzi, anche lui concorezzese, che ha sostenuto insieme ai cittadini e alla provincia la candidatura. Per noi è un orgoglio arrivare a questo momento perché, appunto, è già stato detto nella citazione, sono 150 anni di storia, 150 anni della stessa famiglia Brambilla, 150 anni di una qualità, di una tradizione che si mantengono nel tempo. Adesso non voglio fare pubblicità occulta, però se avrete possibilità di passare per la trattoria Campagna si respira ancora il clima di una volta. Non è una semplice pausa pranzo, è un punto di ritrovo, di confronto per tutta la comunità. E la passione, soprattutto quel clima familiare e brianzolo che continua a respirarsi all'interno della trattoria, lo rende veramente uno dei simboli della Brianza. 150 anni di storia, la cosa positiva è che una tradizione che, come vedete, arriva fino alle ultime generazioni, che mantengono la tradizione, quindi radici ben ancorate nel passato, però hanno saputo anche dare una svolta più social alla trattoria, che così negli ultimi anni riesce ad arrivare anche a tanti giovani. Quindi complimenti a tutta la famiglia Brambilla. Lino, io aggiungo solamente due cose. Che a giugno l'amministrazione comunale ha riconosciuto la trattoria Brambilla come patrimonio proprio culturale, storico, sociale ed economico.
proprio del comune di Concorrenzo, quindi è un merito ancora che va ad aggiungersi a tutti i meriti e tutte le cose che sono dette poc'anzi. Voglio aggiungere che il premio oggi che riconosciamo stasera alla famiglia Brambilla è un premio anche comunque che va riconosciuto a tutti quegli artigiani che con mille difficoltà stanno andando avanti nella loro attività, che non è ancora storica, le auguro che diventare storico tutti le attività artigianali che abbiamo sul territorio di Monza Brianza. Questo è un esempio pratico di come anche con le difficoltà si può andare avanti, anche con i mille problemi quotidiani che Mino ha avuto, perché io sono stato 10 anni suo sindaco. L'unica cosa che gli posso rimproverare è che mi ha convinto nel lontano, credo, 96, di diventare presidente della GS Concorrenzo, la squadra di calcio di Concorrenzo, che per 10 anni ho mantenuto, ma grazie a lui, perché è lui che mi ha convinto e lui che mi ha sempre supportato tra mille difficoltà. Anche questo è un merito suo. Sesta targa. Menzione speciale Beato Talamoni 2023 a Corrado Dugo alias Conrad il Brianzolo. Qui con me Conrad. E chiamo il consigliere proponente Fabio Ghezzi a raggiungermi. Parlare della Brianza non è un compito facile, eppure c'è qualcuno che da anni lo fa, non solo di mestiere, ma anche per passione. È il caso di Corrado Dugo, ex programmista e regista di Sky e influencer del territorio, che nel 2017 apre la pagina di Conrad il Brianzolo, con lo scopo di comunicare e raccontare a modo suo i comportamenti e le abitudini della gente comune, partendo con l'idea di raccontare la regionalità italiana, ma trovandosi di fatto a diventare l'ambasciatore social della Brianza. Attivo da anni con migliaia di followers sui principali canali di divulgazione social, è stato il primo ed ancora oggi più influente personaggio che, con un taglio scanzonato, racconta il mondo dal punto di vista di un brianzolo, ridendo dei suoi difetti ed esaltandone i pregi. No! Il Brianzolo negli uffici pubblici, no! Sono stato all'ACI a pagare il bollo e la signorina impiegata che conosco mi ha detto: tu devi sapere gli insulti che prendiamo quotidianamente dal Brianzolo. Beh, lo capisco bene, lo so, figurati se non lo so. A parte che arriva e già nervoso perché devi pagare, perché è una tassa, devi aprire il portafoglio e pagare. Quando arriva e vede gli orari, apre la porta e vede gli orari scritti, gli viene già un altro nervoso. Cos'è? Che è il part-time, aperti 2 ore la mattina, 2 ore il pomeriggio, allora va dentro la signora e fa: ma perché quegli orari lì, scusa? Gli altri orari cosa fate? Perché lui sta pensando che lui fa 40 ore in un giorno, vede questi qui che ne fanno 4 in un giorno, va via di testa. Poi, se è pomeriggio, l'ACI non può riscuotere, ma lui non lo sa. E via giù altre madonna, com'è? E devo pagare, e adesso cosa faccio io? Sono venuto giù apposta, perché lui era venuto, aveva pianificato tutta la settimana per andare giù per niente gli fa venire un nervoso. Poi, infine, quando capita che il server non funziona, perché mi dice l'impiegata, può capitare che entrano, stanno facendo i lavori, quindi il server non va, dillo a Brianzolo che non va. Cos'è? Com'è? Perché? Perché non va? Se una cosa è lì deve andare, o no? E quindi il Brianzolo, quando si interfaccia con gli uffici pubblici, parte già nervoso.
vede gabole, problemi dappertutto. Io dico, poveri questi impiegati, avranno il posto fisso, che magari non faranno 40 ore al giorno, ma devono essere pronti a prendere insulti, lamentele, nevrosi quotidiane da parte del Brianzolo, che quando va negli uffici pubblici va via di testa e tira giù. Buonasera, tanto è colpa di Ghezzi per tutto questo, metà Brianzolo, metà bergamasco. Pensate cosa viene fuori da metà Brianza, metà Bergamo. Oddio, grazie Fabio, grazie alla commissione per aver accettato inspiegabilmente il mio nome, ma sono contento. Ho visto tutti i premiati, la Brianza è fatta di eccellenze, di Fanaimane in trattoria. Verrò a trovarvi a questo punto, di Fanaiman che salvano le vite durante il Covid e non solo, di volontariato, e il volontariato in Brianza si fa, è il Fanaiman che non si dice, perché è una delle cose belle che mi ha insegnato Brianzolo, è di fare cose belle e di non dirlo. Cioè io non faccio cose belle, però gli altri che fanno cose belle non lo dicono. Beh, abbiamo il restauratore che è il grande Fanaiman del Brianzolo, Fanaiman, metti via che tu muore la stessa mia, testa bassa e fuori dalle balle. Va bene, questo Brianzolo mi ha insegnato tanto. Io ho qualche origine siciliana da parte di nonno e quindi faccio il pirla con i video, perché il Brianzolo vero non farebbe. Infatti ogni tanto il Brianzolo che è dentro di me mi dice, ma aspetta di fare l'asino, il parlarfiso e non vai a lavorare. Ecco, però devo dire, questo premio, grazie, mi dà la forza, la stessa forza che mi ha dato durante il Covid o qualcuno magari che è ammalato, è triste, guarda un video e si fa una risata. Ecco, se posso regalare una, mentre mi diverto anch'io, regalare un sorriso, sono contento, e creare un'identità, perché siamo tre province. Ovviamente in genere ci si guarda male, Brianza il forestiero è per sempre e quello del paese di fianco lo mandi a cagare tutti i giorni, quindi abbiamo bisogno di un po' di coesione. Non vi dico da quando seguo il Monza come mi guardano a Como, visto che sono nato a Erba, nato a Seregno ma vivo a Erba. Detto questo, è bello creare un'identità divertendomi, e poi se posso regalare un sorriso agli altri parlando di questo caratteraccio del Brianzolo, che però ha tante doti: Fanaiman, volontariato e gula bas e schiva i sassi, che è il suo stile. Grazie, grazie a tutti. Ringrazio Conrad. Nel senso che, come riassunto anche di quello che abbiamo visto questa sera, Brianza è sempre associata alla laboriosità, che è un valore importante, ma molto spesso ci si dimentica, perché appunto, come ha detto Corrado, in Brianza si segue un precetto, che è quello di, quando si fa il bene, di farlo in silenzio. E avendo visto gli esempi che in questo caso oggi abbiamo toccato con mano, davvero, quando io personalmente, ma perché tutti qui in questa sala siamo, cos'è l'orgoglio di essere Brianzolo, ecco, penso alle storie che abbiamo sentito oggi, davvero questo è l'orgoglio di essere Brianzolo. E poi mi piaceva, avevo suggerito Conrad, perché insomma, se c'è una, tra virgolette, disgrazia in Brianza, è quella di voler fare qualcosa di artistico. Voler essere artista in Brianza penso che sia una delle peggiori sventure che possano capitare. Quindi chi ha la forza morale per riuscire ad andare avanti deve essere forza premiata. Grazie. Allora, la cerimonia
la consegna dei premi è finita. È stata una cerimonia, concorderai con me, particolarmente emozionante, perché ancora una volta abbiamo toccato qual è la nostra Brianza. Volevo dire una roba a Corrad. Io sono un dipendente pubblico da tanti anni, ho ricevuto qualche rampognata, ma anche tanti ringraziamenti dai brianzoli. Meno male, meno male. Per cui davvero è un ringraziamento, permettetemelo, ai ragazzi del liceo musicale Zucchi che questa sera ci hanno accompagnato in maniera eccellente, ormai sono davvero nostri accompagnatori nelle manifestazioni, ai ragazzi del centro di formazione professionale Pertini di Seregno che ci hanno offerto il caffè di benvenuto ma adesso anche il rinfresco. Grazie a tutto lo staff della provincia di Monza della Brianza che ha permesso la realizzazione ancora una volta di questa manifestazione senza intoppi, Presidente, per cui davvero un ringraziamento a tutti. Grazie a tutti voi per aver partecipato, soprattutto ai premiati. Mi stanno dicendo dalla regia che i premiati dovrebbero mettersi qua. Non adesso i facciamo sindaci adesso, solo una foto premiati, insieme ai premiati. Io ringrazio anch'io tutti, mi unisco al ringraziamento al dottoressa Zoppè, ringrazio anch'io lo staff che in questo mese si è dato da fare perché una cosa segue l'altra e non sembra, ma organizzare un evento del genere non è per nulla semplice. E poi per avermi da 2 anni affidato il tablet, che insomma sprechiamo meno carta e io riesco a seguire bene e a non saltare pagine. La tecnologia serve. Io sono più vecchia, carta. Grazie.